E bentornati qui sul Ciao a canale tutti. E Glacial Arts, sempre dal vostro Glacial e da Roberto. Roberto. Siamo tornati alla terza puntata della Panini Challenge. Continuiamo lo Ricapitoliamo, spacchettamento. speriamo ancora stiamo continuando il nostro obiettivo di completare un album con ovviamente due box totali, da uno da 100 inizialmente e il secondo L'altro da 150 150. bustine. Impresa che sembra semplice, però considerando i tanti doppioni che ogni anno ci si trova a dover fronteggiare, non è così scontato. Siamo a meno 137 dal Dal nostro completamento, obiettivo. dall'obiettivo. Quindi iniziamo subito la terza puntata di questo spacchettamento con la prima bustina. Vediamo Alla ricerca di cosa. attaccanti forti Cerchiamo le che stelle ho della Serie controllato, ne mancano un bel po'. A. Le stelle della Serie A, vediamo cosa ci riserva questo spacchettamento. Si inizia subito bene. Partiamo con il simpaticissimo centrocampista americano della Juve, McKennie. Il giovanissimo e talentuoso americano. Continuiamo con. Attenzione! Attenzione. Finalmente! Aspettavo il nostro compaesano e la terza puntata è stata L'abbiamo fortunata. fatta. Abbiamo Luca Fiordivino, Adamu e Bocalon, tre italiani del Bellissimo. Venezia. E quanto ce l'abbiamo del Venezia? Forse ce Forse, ne pochi. scusate, controlliamo in diretta tre, ne mancavano Con tre, quindi questo adesso siamo pure due. vicini al completamento anche della Venezia. Bene, E poi bene, si continua con un'altra bene. mancante. Mancava, Squadra mancava. femminile del Milan. Guardate che sono Ottimo. simpatiche le ragazze della squadra femminile. L'eterne E seconde, anche mi dispiace per numerose. loro, ma in ambito femminile. Abbiamo il talentuosissimo giocatore che con le sue serpentine sbaglia le difese. L'esterno d'attacco del Napolitano, Mattia Politano, italiano. Bene. E chiudiamo con un altro giocatore italiano di talento. Doppioni, mamma mia, la Roma è incredibile. Lorenzo Pellegrini. La Roma Bellissimo, mancano questo Dzeko, pacchetto manca Mkhitaryan, manca. super un coppia E di andiamo colpi di avanti. scena questo pacchetto. Allora, oh, Sampdoria, italianissimo, ha giocato lo scorso weekend. Valerio Verre, ecco qui. E Giocatore mi ha fatto appizzare molte poi abbiamo bollette. la squadra campione d'Italia, ragazzi, tutta nella sua maestosità e magnificenza, Interetta. l'Inter. Ecco qui. Gigantismo. Ecco, qui è un colpo al cuore. Un colpo al cuore. C'è il centrocampista del Bologna che ho lasciato in panchina nel fantacalcio. Sarà contento il mio avversario. E che ha segnato una doppietta l'altro giorno. Svanberg. Ecco Promettentissimo qui, Svanberg. svedese. E poi abbiamo gli album, le copertine degli album. Ne mancano poche, ma non ricordo di preciso Se gli anni. Vi riusciamo a faremo sapere. completarle con queste. E poi Serie B, lo scudetto del Pordenone. Eccolo qui. Doppione, sarà capitato 3 volte almeno. Continuiamo con un'altra bustina. Abbiamo un trio di italiani della Serie B della Reggiana. Abbiamo Rozio, Zampano e Costa Speriamo che sia tra i della mancanti. Reggiana. Poi abbiamo dal Vicenza, abbiamo Rigoni, Pontisso e Dal Monte, altri tre italiani della Serie B Ottimo. direttamente. Continuiamo con una maglia della Lazio, figurina speciale tutta con rivestimento in tessuto. Continuiamo con l'attaccante che Questo sembrava essere manca, partito questo bene, manca. il Bomber Lammers, Bamber, olandese, Sam Lammers. che è iniziato bene, poi si è fermato ovviamente davanti a gente come Duván Zapata e Muriel Mancardini. Manca di. E chiudiamo con le altre due copertine dell'album. Bene, bene. Attenzione, attenzione. Bustina mediocre, ma Allora, un attaccante navigato, classe 82, l'argentino Rodrigo Palacio. Ecco è qui. Bene, trenza. bene. Poi abbiamo un tridente del Lecce, quindi di nuovo Serie B. Ajapong, Zuta e Tacidis. Credo di averlo, quindi pazienza. Attenzione, il vice capocannoniere del nostro campionato, il gigante belga Gigante buono. Romelu
Lukaku, Big Rom, eccolo, Big per la Rom. mia gioia, che sta trascinando la mia squadra fantacalcio. Poi abbiamo direttamente dal Sassuolo, terzino, Rogerio. Eccolo qui, Figlio di Serginio. Rogerio. E poi la figurina, L'anima della uomo festa. spogliatoio della nostra Juve, Il vero trascinatore un morale. grandissimo giocatore, il Zero presenza terzo in. portiere. Carlo Pinzo, io mi mancava e sono felicissimo di averlo Chi non trovato, vorrebbe una vita da il Pinzoi? torinese di Moncalieri. Oh, Perfetto. attenzione, invece nella mia nuova bustina Dammi buone notizie. abbiamo l'attaccante della nazione italiana e del Sassuolo, Domenico Berardi. Ok, Domenico Berardi, credo che l'avevo. Vabbè, pazienza. Continuiamo con i tre giovani italiani, giovani alcuni, Masciangelo, Scogliamiglio e Balzano del Pescara. Pescara. E poi abbiamo il difensore dell'Argentina e del Milan, Musacchio. Ormai ha perso la titolarità del Milan un bel po'. Ma gioca nella Lazio. Scudetto Di nuovo, mamma mia. Inter. Ed è Ci una perseguita. ricorrenza Ci questa. E perseguita. chiudiamo con due album classici della figurina Panini. Benissimo. Sono Berardi da prendere Benissimo. in questo pacchettino. Praticamente. Allora, iniziamo con il secondo portiere croato, classe 97 della Sampdoria. Letizia. Eccolo qui. Credo che mancava, però vi farò sapere. Terzo portiere di riserva, stavolta dell'Inter, Jonut Radu. Ecco qui, a me manca Samir Sicuramente Handanovic. il futuro sarà lui dell'Inter, probabilmente dopo che si ritirerà Handanovic, presumo. Era una Vedremo. giovane promessa del Andiamo in genere. Serie B, Cosenza Calcio, lo scudetto. Bello lo scudetto del Cosenza. Questo credo che mi mancava, Scudetti una con in Lupi, meno, dai. E qui Travellino c'è un e attaccante Cosenza. che lui è molto felice di avere Attenzione. quest'anno, molto felice. Non Occhio, occhio, È attenzione che nigeriano, esce la bomba, è attenzione. classe 98, è stato più infortunato che altro. No, chi è? Victor Ah, grandissimo. Osimhen, Tante questo mancava speranze, e sembra di essersi quindi ripreso adesso. ecco. E poi c'è un altro giocatore che tu hai nel fantacalcio e che hai lasciato in panchina questa volta. Jack Jack Bonaventura, Bonaventura. ex Milan, ex Quando lo Atalanta. metti, meno di 6, quando non lo metti, fai gol assurdo. Vabbè. E io continuo, ti ribatto con la Juventus femminile. Oh, Mancava? no, ce Peccato. Bella, sempre bella da l'ho. vedere, la Adesso manca Juventus soltanto il San femminile. Marino femminile. Grandissima squadra. Poi abbiamo tre giocatori del Chievo, che hanno avuto anche esperienze nella Serie A. Luca Palmiero, Joel Obi e Garritano del Chievo. Ok. Continuo con la squadra tutta al completo del Torino. Direttamente questa formazione degli 11. Non Occhio alla male. penna, uno dei miei giocatori preferiti Occhio. Occhio. attualmente. Ovviamente sto parlando del mio pupillo Federico Chiesa, che prendo da anni al fantacalcio e su cui credo Occhio. tantissimo. E poi chiudo con uno scudettino, Che mi Dennis manca? Che mi Hanson. Buona manca? notizia pure Bene, questa, super bene, pacchetto, super busta bene. questa. Super busta. Ma ancora siamo alla ricerca degli attaccanti super forti. Attenzione, attenzione. Sassuolo femminile. Wow, questa squadra che si sta togliendo soddisfazioni. Difensore della Roma, italiano di Pontedera. Gianluca Mancini nell'orbita della nazionale, se non posso dire, ci sono Romagnoli, Bonucci, Meglio Acerbi. Mancini troppo Un forte. altro italiano della Roma, Davide Santon. Super esperienza per Grande lui. esperienza, infatti. Ecco, l'ho citato e nemmeno a farla apposta, Tutta nazionale. Francesco Acerbi. Tra i difensori più Ecco forti però in Italia. qui. E chiudiamo. È lui o non è lui? Attenzione, altra È bomba. lui o
o non è lui? Questa è la puntata buona, la terza puntata è già il numero perfetto. È il lui 3. O non è lui? Attenzione, è ritornato da poco. Argentino Paolo Dybala. La gioia che quest'anno tanto dolore. Speriamo di vederlo così sorridente quando ritornerà ai suoi livelli. Speriamo bene. Comunque mi mancava, era uno degli attaccanti che ci tenevo. Questa puntata stessa. Ottimo. Grandi uscite. Continuiamo con il Frosinone in Serie B invece, con Mirko Goli, Castanos, ex Juve, e Raffaele Maiello, ex Napoli. Che okay, credo che sia tra i doppioni. Eccoli qua. Il Frosinone è stato pure finito. A proposito di ex Napoli, abbiamo tutta la squadra attuale del Napoli in questa formazione. Ok. Continuo con il difensore dello Spezia, Claudio Terzi. Ok, bene bene. Quattro scudettini di squadra di Serie C. Il tatuatissimo Rick Carlsdorf. Manca, finalmente uno della Roma che mi manca. A chiudere questo pacchetto. Carlsdorf. Ok. Si va avanti spediti. Roma. Roma. Paolo Fonseca, l'allenatore della Roma. Ex Shakhtar Donetsk. Molto uscito dalla Roma questa. La formazione del Parma, eccola qui. Ciao Parma, è stato bello. Ci rivedremo in Serie A, ma dopo la sconfitta di sabato. Tante lacrime, tante lacrime. Crotone, Sebastiano Luperto. Inizio è promettente, ora sta cominciando a fare esperienza in queste piccole squadre. Infatti. E poi andiamo nella Lazio con Luis Felipe. E chiudiamo con giocatore del Benevento, forse mi manca perché è una faccia che non ricordo di avere, colombiano Andrés Tello, alla Juve, mi ricordo. Eccolo, anche lui prometteva, però ceduto alle piccole squadre come la maggior parte delle volte. A proposito di da Benevento a Benevento, continuiamo con Nicolò Manfredini. Bene bene bene, Benevento me ne manca una forse. Vado al centrocampista che ha preso tanto spazio con l'allenatore. Ottimo, ottimo centrocampista spagnolo. Gonzalo Villar, della Roma direttamente. Bandiera della Juve, il portierone intramontabile. E in questi pacchetti dopo Pinzoglio c'è lui. Gianluigi Buffon, cioè stiamo trovando, ci sono i botti in questa terza puntata. E manca soltanto Samir Handanovic, devo ammettere che mi manca. Perché... Bombe di terza puntata. Attenzione, no, questa foto no. Mamma mia. Andrea Poli rasato a zero. Rasato. Incredibile, stranissimo da vedere. Giocatore del centrocampista del Bologna, mai visto così rasato. Non come lo ricordo che sia mai stato così. Con la Roma, super boost a Roma. Che sempre quelli che ho. Ha visto già qualcosa che aveva, ovviamente. No. Ed è attaccante della Roma, Borja Mayoral. Voglio Dzeko, tanto voglio spazio. Voglio lui e Dzeko si sono alternati, ora sta prendendo più spazio lui. Attenzione, attenzione, si inizia con una maglia. Ed è quella della Viola, la Fiorentina. Guardate lo stile di questa maglia, molto carina. Procediamo con un terzino che quest'anno sta facendo molto bene, un paio di assist interessanti, scorre sempre. Ed è lui, Davide Zappacosta. Anche lui nella mia squadra di fantacalcio, super cursore italiano. Da un terzino all'altro, grandissima esperienza per il classe 86. Senad Lulic, un altro super terzino, adesso un po' più rallentato dagli anni di esperienza. Andiamo allo Spezia, Ganese, nato a Palermo l'11 gennaio del 1994, è Emanuele dove abitava, Giassi. Non so dove abitava, inizio via. E chiudiamo con un malacarne napoletano, la versione del Cagliari di Izzo, che hanno la stessa faccia un po', tutte e due malacarne usciti dai peggiori carceri. Ti vogliamo bene ovviamente, stiamo qui a scherzare. Fabio Pisacane, seguici, taggaci.
fai quello che vuoi. Quindi no. Ma proseguiamo dopo Pisa Cane. Sto trio molto strano di giocatori del Brescia. Joronen, Kotnik e Chancellor. Tre facce molto strane. Forse ce l'ho. Molto particolari. E poi una bella foto di una parte del film del campionato. Riguardante Zlatan Ibrahimovic, che ha fatto da padrone nella prima parte di campionato. Purtroppo è basta. La seconda parte si è un po' fermato. Come è più fuori che dentro. Ma si prosegue con tre giocatori dell'Empoli, con Fiammozzi, Nicolau e Pirrello, direttamente dall'Empoli. Continuiamo con il gigantesco bulgaro dello Spezia, che era il trascinatore, Galabinov. Dopo l'infortunio ha preso posto più zola. Spero che la scorsa puntata già l'avevamo trovato. Sì, mi pare di sì. Vabbè. E per concludere questa busta, lo stemma del Crotone. Scudettino. Ma procediamo con il film del campionato. È l'ora dei fratelli Insigne, fratelli Roberto e Lorenzo. Ok, campo musicale. Mi capitano sempre campo musicale. Io se completeremo colui che ci fa ballare ogni estate con le sue canzoncine. Il reggaeton. No, reggaeton. Ecco qui Shade. Bellissimo, simpaticissimo. Benissimo. Shade. Mamma mia, ma chi è costui? Forse era un tuo ex fantacalcio, credo. Una delle mie scommesse di inizio fantacalcio. È olandese. Non è mai esploso, purtroppo. È classe 96, non ricordo completamente la sua squadra di provenienza, sinceramente. Comunque, Thomas Hoejan. Sicuramente dal campionato olandese. Benissimo, benissimo, mi manca. Così come mi manca lui. Lui sì che è più famoso. Il danese, sempre udinese, doppia figurina dell'Udinese, Jens Strigger Larsen. Ha preso pure la vita in nazionale. E per concludere, il mio Venezia, non so questa simpatia da quando mi è nata, forse da Fiordilino. Comunque, ecco qui lo scudetto del Venezia. Che credo abbiamo concluso. Vi faremo sapere la prossima puntata, che ovviamente seguirete. Certo. Lasciate il like, ovviamente, iscrivetevi al canale. In fiducia. Ormai dobbiamo portare insieme a termine questa challenge. E poi festeggeremo. Continuiamo però con il nostro sbustamento con Alex Britti, niente della nazionale cantanti. Credo che c'è. Poi abbiamo la nazionale femminile, Marino. Quella che aspettavamo, il San Marino al completo. Guardate quanta abbiamo gente. Abbiamo finito le femminili. Quanta gente in una foto. Maglia storica del Milan di quest'anno. Ok. Tutta in dorato. Credo che già l'ho. Scudettino della Cremonese, che non fa mai male. Non fa mai male, però già l'avevo. Mi piace. Allora fa male. E per concludere, lo sguardo serissimo del portiere del Torino. Sirigu. Ex Palermo. Sirigu, forse ce l'ho. Vabbè. Allora, un'altra maglia è quella della squadra che purtroppo ormai è retrocessa, non c'è l'aritmetica, ma è come se lo fosse. Crotone, ecco Crotone. Qui Crotone, il mio ecco simi. Qui e poi c'è una formazione al completo, è quella bianconera dell'Udinese, ecco qui. Bene, bene. Poi c'è il difensore turco dell'Hellas Verona, Mert Setin. Non è una parolaccia, eccolo. Ma è il suo nome. Mert Setin. Guarda questo adesso stemmino a noi molto caro, purtroppo già ce l'ho nell'album, però ve lo mostriamo lo stesso. Sempre bello, sempre bello. Il nostro Palermo. Ecco qui il Palermo, Serie Colori, C. Speriamo che un giorno tornerà di nuovo ai fasti di una volta. Non male come icona. Palermo, citiamo anche la Ternana che ha stravinto, tra parentesi, il campionato di Serie C. Poi c'è anche il Teramo e il Potenza. E poi c'è un'altra Serie C che mi manca, sto riconoscendo quella che mi manca, e quindi ottima notizia. Renate, Arezzo, Carpi e Cesena. Perfetto, piccoli scudettini. Perfetto. Andiamo super veloci al
penultima sì. busta della puntata. Della mia puntata. Abbiamo le ragazze super sexy. dell'Inter, calcio femminile. Ok. Questa foto molto artistica. Poi maglia del Bologna. Ok. E attenzione, dai, che questa mancava, dai. Super Pippo Inzaghi nella super veste di allenatore Pippo. Del Benevento. Continuiamo con dimensione un po' sconosciuto. Giuseppe Cuomo del Crotone. E poi per chiudere questa busta, dimmi che è una... abbiamo il centrocampista della Roma tutto fare, Brian Cristante. Non mi ricordo, sinceramente. E chiudo la mia puntata. Attenzione, vediamo chi c'è. C'è un terzino tra i più forti in Serie A. È proprio lui, Theo Hernandez. Nelle ultime partite ha un po' rallentato, però i suoi 6,5 se li porta sempre a casa. Lui e Hakimi se la giocano sempre per i migliori del campionato. La maglia del Parma, ecco qui. La maglia del Parma. Una lunga serie di maglie stiamo sbustando in questa puntata. E poi la squadra al completo del Benevento. Benevento che ero quasi al completo. Vediamo se riuscirò a terminarlo. Crotone mi manca. Benissimo, bellissima notizia. Pedro Pereira. Ecco, uno dei pochi che ancora mi mancavano del Crotone. Perfetto. Buona notizia, stiamo andando a scalare. E poi questo già ce l'avevo, però è un attaccante italiano di buone qualità. Riccardo Orsolini. Ottimo. Ultima busta, vediamo se siamo fortunati. Andiamo a sorpresa pure io, voglio andare all'oscuro. Iniziamo con un'altra maglia, anche quella della Roma. Forse la maglia mi mancava. Queste buste, tutte le maglie stiamo trovando. Altra maglia, attenzione, che è lo show delle maglie, praticamente, quella del Napoli. Ok, un'altra maglia. Non c'è più, c'è altre maglie, no. E andiamo con il giovanissimo promettente Gabriele Zappa. Il mio giocatore del fantacalcio. È partito alla grande in questo campionato del Ultimamente Cagliari. Come il Cagliari, tutto il Cagliari un po' meno. Abbiamo poi Giulio Maggiore dello Spezia. Ok. E per concludere questa puntata con un difensore, niente attaccanti in bomber, ma Mattia Bani, che solitamente è anche solito segnare molto. E vediamo la mia ultima sbustata della terza puntata. Puntate. Allora, attaccante dell'Inter che ha trovato pochissimo spazio, Andrea Pinamonti. Under 21. Ottimo giocatore in prospettiva, vedremo. Un'altra maglia, ultimamente sempre maglia. Tutto lo store della Serie A, magari. Cagliari, la maglia del Cagliari. Lo store. Bene. Poi Inter, difensore di Casalmaggiore, classe 99. Parliamo di Alessandro Bastoni, che quest'anno si sta confermando come futuro della nazione italiana. Futuro, ottimo difensore, sia a difendere che anche in attacco. Insomma, bene. Arkadiusz Reza, Crotone, il giocatore è della Polonia, classe 95. Uno dei pochi che si salva ogni volta. E concludiamo con un centrocampista, Romano De Roma. 6 agosto 94, Danilo Cataldi. E abbiamo terminato. E adesso il nostro faremo la resa dei conti. Breve recapino. E tra poco ci vi aggiorniamo subito. E rieccoci da voi, ragazzi. Dopo un altro recapino di tutto quello che abbiamo trovato in questa sbustata di 10 pacchetti l'uno. Abbiamo calcolato in pratica che abbiamo trovato altre 27 figurine mancanti. Esatto, sembra quasi fatta apposta, ma spaccate su. Altri 20 pacchetti aperti, 27 che mancavano. E adesso siamo a meno 110, quindi diminuiscono le bustine, ma allo stesso tempo diminuiscono le figurine che mancano. Siamo vicini alla meta. Soltanto 110 ci separano dalla fine dell'album, praticamente. Esatto. Ma per questo, allora, queste sono praticamente quelle che abbiamo trovato doppioni, ovviamente alla fine di questa sbustata. Mentre queste sono quelle che mancavano.
l'album è sempre più pieno, quindi è normale trovare sempre più doppioni. Però vediamo cosa ci prometterà la prossima sbustata. Va bene, vediamo. Per il resto è tutto per la terza puntata. Ovviamente vi ricordiamo al solito di iscrivervi al canale qui sotto, cliccare la campanella se volete essere sempre aggiornati sui prossimi video, sulle prossime puntate di questa Panini Challenge. Rivedete le prime due puntate perché altrimenti non capite. È imperdibile, dovete vedere tutto quello che abbiamo trovato. Ovviamente lasciate un like, condividete se vi è piaciuto il video. Per il resto è tutto da Glacial e Roberto e alla prossima puntata. Ciao, ciao ragazzi.